Oggi 24 luglio abbiamo fatto la manifestazione a Montedinese e la manifestazione è andata sicuramente molto bene perché abbiamo fatto 75 macchine e 75 macchine tutte veramente belle. Quindi la prima cosa che devo fare è ringraziare il sindaco che ci ha dato permessi. Vorrei veramente ricordare Francesco Maggioni, che è un navigatore qui della zona, che purtroppo ci ha lasciato anticipatamente e per questo dovrebbe pagare penalità. Questo per sdrammatizzare. Però veramente è stata una bella cosa, è stata una cosa toccante nel vero senso della parola, quindi mi fa piacere che il ricordo di Francesco sia stato qui con noi. Prossimi eventi ci vedremo il 4 di settembre in Valle d'Intervi, poi ci vedremo qui in Val Serena, ci vedremo il 25 di settembre per Balcanale, in comune d'Ardesio, e il 30 di ottobre ci vedremo a Colzate, sempre per rimanere quindi nella zona della Val Serena. Poi ci sono altre manifestazioni e comunque le vedete sul nostro gruppo Facebook e Nova Solidale, Associazione Sportiva Dilettantistica. Siamo del 500 Racing Club di Bergamo e siamo stati invitati da Paolo Mugnai a questa manifestazione organizzata in salita di vetture sia sportive che private. Partiremo per primi senza cronometraggio, è proprio una sfilata di rappresentanza, però le 500 sono sempre belle da vedere e creano simpatie alle persone. Il vostro club, mi dicevi, è di Bergamo, sì. Quindi giocate in casa, giusto? Esatto. Io sono di Alzano, quindi ho dato una mano a Paolo per la manifestazione, però ci ha invitato, ecco, a presenziare, giusto perché qualsiasi cosa che si muova, a motore che si muova su quattro ruote, è sempre ben accetto. Abbiamo le nostre vetture, abbiamo delle vetture iscritte ASI, che hanno motore originale e ufficiale delle 500, altri invece che, come sempre, malati di motore, abbiamo fatto delle modifiche sia al motore che alla struttura della macchina. Alfredo Lavenia, sono anch'io del 500 Racing Club, sono il vicepresidente e nulla, volevamo ringraziare per oggi questa giornata che ci state dedicando, speriamo di farvi divertire anche a voi. Ho una 500R ed è 74. E io sono Borlenghi Alberto, sono il presidente del 500 Racing Club Bergamo, che quest'anno festeggia il suo 16° anno di attività. Come ha detto Gianluca Alfredo, siamo appassionati di auto e diciamo nel nostro parco macchine annoveriamo un po' tutti i modelli delle 500, quelli a replica che hanno subito delle leggere elaborazioni, ma anche quelli originali, come abbiamo già accennato, quindi le varie versioni, la F, la L e la R, di cui quest'anno si festeggia anche il 60° di produzione. La R è stata l'ultima 500 prodotta da Fiat, dopodiché è stata mandata in pensione. Noi niente, siamo appassionati di 500 e ci piace sfruttare 500 per far rivivere questo modello che ha contribuito alla storia motoristica dell'Italia e sfruttare la 500 per andare a visitare anche luoghi, fare del turismo, diciamo, soprattutto a livello locale.
percorso parte da Danese, Alzano, quindi su parte dal bivio di Cavaulera, e va su fino a Monte Dinese. Sono 5-6 km. Tornanti, le caratteristiche? Tornanti, dei tornanti belli tosti. E dopo ho messo giù le gomme qua per fare la gitana. Quanti iscritti quest'anno? Sono più di 60. Più di 60 iscritti. È il primo anno che lo fanno questo. Gli altri anni, un po' di anni fa, abbiamo fatto il Rosaro. E le macchine abbiamo visto un po' tutti i modelli? Di tutti i modelli, sì. Macchine che valgono. Giornata e lo vogliamo ricordare per le cose che a lui piaceva fare, quindi correre in macchina in totale semplicità, e abbiamo, grazie all'aiuto di Paolo e alla sua disponibilità, dato una mano a organizzare questa giornata, e per i numeri diciamo che c'è stato un ottimo riscontro e siamo molto felici, quindi cercheremo di far divertire, rispettando quelle che sono le normative di sicurezza e quant'altro, il più possibile anche le numerose persone che ci sono sul percorso. Che sono arrivate così tante adesioni per una domenica, alla fine con le macchine stradali, le macchine da corsa, un po' tutti riescono a divertirsi, soprattutto poi perché la strada penso che è proprio bella, io l'ho vista una volta, 6 km bella. Speriamo che si divertano tutti e ritornano anche l'anno prossimo, e riusciamo a farlo l'anno prossimo. Magari farne anche giù. Invece la vostra macchina Abarth? È una 695 Tributo Ferrari che ci ha prestato un amico per l'occasione, e niente, abbiamo cercato di avere un qualcosa di un po' rumoroso per farci sentire facendo la prepista, dato che siamo all'A0 e non abbiamo sirene ma solo clacson. Pellegrini, sono di Capizzone, Valimagna. Sono venuto per la prima volta a partecipare con la mia macchina. Bellissima la manifestazione, anche l'organizzazione, organizzata veramente bene, e spero l'anno prossimo la rifacciano per ripartecipare, perché vale la pena. C'era anche tanta gente sulla strada e penso ci siano divertiti sia loro che noi piloti, quindi tanto di cappello all'organizzazione. Una cosa sulla macchina? Ma si è comportata bene, e ha fatto quello che doveva, quindi va bene così. Cavalli ne ha 300, ne ha 280 originale, l'ho portata a 300. E nulla, è una gran macchina, secondo me è la macchina migliore al mondo, però questo è soggettivo. Thank you.
sono Silvano, veniamo qua da Ranica, qua a 2 chilometri, e finalmente si fa Monte Dinese, strada bellissima, e grande Paolo che è un organizzatore spettacolare. Voi avete, che macchina è? Un 640. Quanti cavalli? Sono 330 cavalli, 6 cilindri biturbo. Divertente. 3000. Sì, è un trasatlantico, ma ti diverti. Siamo Gregory Polti e Alessia D'Amore, veniamo in zona Brianza e siamo carichi per questa manifestazione, dai! È la prima che fate? Prima manifestazione che facciamo, sì, ne abbiamo fatte altre come raduni, ma come, tra virgolette, garetta con una strada chiusa in montagna, prima volta, quindi speriamo che va tutto bene, dai! E la macchina invece? Macchina è una Fiat ST del 2015, sono 180 cavalli, sì, e... Veloce, dai! Abbastanza veloce, dai, sì, sì! È fatta per lei la montagna, dai. Claudio Fontana, io vengo da Zurigo perché in Svizzera non si fanno queste cose qua, grazie al Paolo che organizza queste cose qua si possono fare di questi giri così. La macchina è un 124 Abarth del 1975 che abbiamo messo a posto e adesso la usiamo per divertirci un po'. È la prima che fate con Paolo? No, è due anni che siamo già in giro con Paolo e siamo sempre sul posto se possiamo. Come sono le sue organizzazioni? Perfette, le organizzazioni sono perfette, ben organizzato e... posto. Ciao, sono Gianluca di Capizzone della Valimagna, è la prima volta che partecipo a questa manifestazione, mi sono trovato bene, manifestazione semplice, amici tutti, tranquilli, ci siamo divertiti e adesso siamo arrivati alla sera senza dover diventare matti e senza spendere un patrimonio. Adesso andiamo insieme a divertirci, fare quattro parole e andiamo a casa. Ciao a tutti!
prima gara che faccio in salita. È una Fiesta SD del 2008 con il 2000 aspirato Duratec con qualche modifica, 170 cavalli, e sono salito bene, sono contento della prestazione. La manifestazione com'è stata invece? Ah, molto organizzata bene, devo dire. L'unica roba, c'è stato poco tempo durante la pausa pranzo perché è finita tardi e è iniziata subito presto. Figlia, per noi è la prima volta, è stata un'esperienza spettacolo perché non me l'aspettavo di una macchina del genere. Io ero abituato con un altro ben tipo altre macchine, però non credevo così bella, e ci riprovo un'altra volta. Bellissima giornata, anche l'organizzazione è stata ottima, sono molto contento. Mi chiamo Franco Pandolfi, sono di Seriate, ho corso in competizioni per un 15 anni, ho fatto anche dei campionati italiani, ho vinto un italiano di Formula Challenge con questa macchina, adesso invece faccio solo questo tipo di gare per divertimento, giusto due volte all'anno, tre volte all'anno e basta. Molto bene, un bel parco macchine, anche il percorso è, io l'avevo già fatto ed è molto bello, divertente, impegnativo comunque, il caldo si è fatto sentire, però dai, tutto bene, la macchina è ancora intera. Invece la macchina, cavalli, notifiche? La macchina ha il motore da moto, motore Honda 1100, come vedi è un prototipo, guida centrale e ha circa 160 cavalli. Per lo meno lo danno per 160, poi non so, 6 marce, come lo vedi è un prototipo.
dopo 2 anni di sofferenza, di grande fatica, riprendiamo un po' la nostra normalità, e questo è un evento certamente importante per il nostro territorio, mancava da 30 anni ad Alzano Lombardo, per cui una manifestazione sicuramente bella, interessante, molto partecipata. Siamo contenti che è andato tutto bene, questa è sicuramente la cosa più importante, un grande successo di pubblico sia come partecipanti che come gente di contorno, e per cui siamo sicuramente soddisfatti.